Il 4 novembre è stata la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per celebrare questa giornata, a Gandino, così come in altri paesi della provincia di Bergamo, si è spostato il programma di cerimonie ufficiali a domenica, per dare modo ai cittadini di partecipare più numerosi. Si è cominciato con una sfilata per le vie delle due frazioni, di Cirano e Barzizza, quindi l'arrivo in piazza del comune dove c'è stata la deposizione della corona in onore dei caduti e la benedizione delle lapidi. Se è vero che l'Italia è attraversata da una profonda crisi di identità, hanno sottolineato le autorità civili, militari e religiose presenti, la sua ridefinizione non può che passare dalla conoscenza e dalla tutela del nostro passato. È necessario sempre e comunque ricordare ciò che altri hanno fatto per noi e oggi noi ci troviamo a goderne. Speriamo che le partecipazioni siano sempre numerose, in questi anni lo sono state, speriamo che lo siano anche in futuro. Per noi è importante ricondurre tutto al Signore e anche il gesto d'amore che hanno compiuto tanti caduti per la libertà del nostro paese, per l'unità nazionale, trovano la fonte e la salvezza in Gesù Cristo che si è donato totalmente per noi e per l'umanità. E i valori della libertà, i valori della fraternità, dell'impegno anche civile e pubblico, sono valori che vengono rafforzati dalla fede e dalla convinzione di coloro che credono in Gesù Cristo, non il contrario.